È stato rinvenuto un codice fino a quel momento sconosciuto di Leonardo da Vinci, che oggi è noto con il nome di codice di Madrid. Ecco qui alcune tavole. In particolare, in questo codice è presente questa tavola, che rappresenta una serie di ingranaggi che sembrano moltiplicare il numero di giri dall'uno all'altro, o demoltiplicare. Qui c'è la trascrizione di ciò che aveva scritto Leonardo sotto questo disegno. Non sto a leggervi il vocale del 1500, però è abbastanza comprensibile. Parla di ruote dentate, di moto che continua, eccetera. All'epoca, il signor Boatelli, ricercatore dell'IBM, interpretò questo disegno come una prima calcolatrice che sarebbe stata di oltre 100 anni precedente alle prime calcolatrici note, e la realizzò a partire da quei disegni producendo questo oggetto. Questa è una foto, la foto più alta risoluzione che abbiamo. Come vedete, si notano delle similitudini, però c'è molto di più. Ci sono delle manovelle, ci sono delle cose che non sembrano essere state tratte da questo. Probabilmente vengono un altro codice Leonardo, quello che si chiama codice Atlantico. Negli anni 60 poi c'è stato un piccolo dibattito tra la comunità di storici ed esperti della storia del calcolo per capire se questo disegno fosse stato veramente una calcolatrice oppure no, finché a fine anni 60 banalmente questo oggetto è stato messo via in un archivio di IBM, dove probabilmente è ancora, e non se ne è più parlato. Noi del Museo dell'Informatica quest'anno abbiamo cercato di dare il nostro piccolo contributo per risolvere questo problema, seguendo gli insegnamenti di Leonardo. Leonardo, in questa frase, dichiara che fondamentalmente l'importante è provare le cose, non perdersi in pensieri astratti, ma andare a sperimentare. Leonardo stesso, per certi versi, era un precursore del metodo scientifico, si dichiarava discepolo dell'esperienza. Bene, noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo preso il disegno di Leonardo, abbiamo preso quel disegno del codice di Madrid, lo abbiamo riprogettato al CAD in forma tridimensionale, e dopodiché lo abbiamo reso reale. Banalmente oggi esistono le stampanti 3D, lo abbiamo stampato in 3D per costruire l'oggetto che sia il più vicino possibile a ciò che pensava di disegnare Leonardo da Vinci. L'oggetto che ha disegnato Leonardo da Vinci, se girasse, sarebbe così: una cascata di ingranaggi che moltiplica infinitamente il numero di giri. Sono così tanti che a un giro di questo corrisponderebbero centinaia di migliaia di giri, d'altro sono 13 ingranaggi. L'oggetto adesso è qui con noi e possiamo vederlo e potete toccarlo con mano. Grazie, Ginevra. Questo non l'ha mai visto nessuno negli ultimi 500 anni, anzi neanche prima, perché Leonardo ha solo disegnato. È ciò che Leonardo aveva disegnato. Come vedete, è una cascata di ingranaggi, facendo girare quello meno moltiplicato, quello più, insomma, facendo girare uno l'altro, si muove in maniera impercettibile. Con 13 ingranaggi, il movimento è così impercettibile che non si può cogliere, anche facendo girare con un trapano. Ne abbiamo lì una versione ridotta. Grazie. Questo è l'oggetto, diciamo, Accontentatevi. Questo è l'oggetto manipolabile. Funziona. Leonardo ci aveva visto giusto nel trasmettere il movimento. Il dubbio che rimane aperto, a cui ognuno di voi potrà dare la sua risposta anche provando a usare questo oggetto, è: questo può essere usato per fare un calcolo oppure no? Io riesco a fare un certo numero di giri al lato, a mia destra, a questo numero di giri corrisponde un numero diverso di giri, alla mia sinistra un numero minore di giri. Da qui a fare un conto, cosa mi manca? Riesco a contarli, riesco a farli? È un dubbio, ce lo chiediamo ancora tutti noi, probabilmente no, per nulla, senza nulla togliere a Leonardo, lui non ha fatto il salto concettuale dalla cascata di ingranaggi a una calcolatrice, probabilmente è un oggetto per trasmettere il moto. Il passo successivo è la pascalina, tutto sommato, che a questi ingranaggi sono associati agli scatti e un meccanismo di riporto.
Signori, grazie per averci ascoltato fino adesso. Vi invito ad accomodarvi nella sala a fianco, dove una buona parte degli oggetti che sono qui potranno essere toccati con mano e dove Enrico Manco vi spiegherà nei dettagli il funzionamento della pascalina che di là potete utilizzare.